Nella mia esperienza di esploratore alcune volte ho messo a rischio la mia vita e l'ho fatto perché nel viaggio cercavo qualcosa dentro di me. Ma nel paese dove sono stato le persone sono costrette a scappare. Il loro viaggio, a differenza del mio, è una fuga per sopravvivere e oggi vi racconto che cosa ho visto. Il Mozambico è un paese poverissimo, questo è evidente ancora prima di mettere piede a terra, ma nel sottosuolo nasconde un tesoro immenso. Qui infatti si trova il più grande giacimento di gas liquefatto di tutta l'Africa. Per far largo alle compagnie petrolifere, dal 2017 il governo ha fatto sgomberare intere comunità. La povertà di molti e la ricchezza finita nelle mani di pochi hanno creato il mix perfetto per far precipitare il paese in un grande caos. A 7 anni dall'inizio dei conflitti si contano più di 4.000 morti e 1 milione di sfollati. Le nostro viaggio in Mozambico si concentrerà sulla provincia di Capo Delgado, è quella che ospita il maggior numero di sfollati interni. Lorenzo, programma di oggi. Lorenzo Bianco è Project Manager di AFSI, un'organizzazione per la cooperazione internazionale che supporta le popolazioni locali con vari progetti dal 2010. Oggi ci porta a visitare il centro per sfollati interni di Nakuta, in cui lavora insieme a un'altra organizzazione italiana, il QAM, con il progetto Wash Up, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Qui, in rifugi di canne di bambù e fango, vivono circa 300 persone. Sono per lo più donne e bambini. Questa donna mi racconta che i guerriglieri sono arrivati di notte, sembravano diavoli, dice. Hanno bruciato tutto. Lei e i figli sono scappati nascondendosi nella boscaglia. Quest'altra donna mi dice che anche se qui si sente al sicuro, di notte non riesce a dormire perché vive con la paura di altri attacchi. E per quanto pericoloso, spera un giorno di poter far ritorno a casa sua. Gli operatori svolgono compiti essenziali nei centri per sfollati. Quando le persone fuggono dalle proprie case, molti sono costretti ad abbandonare tutto dietro di sé. Gli operatori si trovano quindi in una posizione unica per assicurarsi che abbiano tutto il supporto emotivo di cui hanno bisogno. La grande concentrazione di persone in un'area rurale, lo scarso accesso all'acqua potabile e i servizi igienici carenti hanno contribuito all'aumento di malattie come tifo, colera e malaria. E i più colpiti, manco a dirlo, sono sempre loro, i bambini. Qui si muore ancora di dissenteria. Per noi sembra scontato avere acqua in un ospedale, qui non lo era. Quindi per anni queste persone hanno operato in un centro con acqua disponibile solo attraverso la raccolta dai pozzi manuale, all'interno di piccoli contenitori. Nell'ospedale di Metuge, per il progetto Wash Up, il QAM forma i pediatri e le ostetriche e assicura che i bambini abbiano le giuste cure. Area de emergências e urgências obstétricas e neonatais. Para este setor, nós formamos os clínicos que trabalham aqui, que é para a identificação de doenças de infância, numa formação chamada ID, que é para eles, a partir desta formação, munirmos de ferramentas capazes de diagnosticar aquilo que são as doenças de infância. Si dice che la migliore cura sia la prevenzione, per questo motivo parte fondamentale del supporto che AFSI fornisce alle comunità è quello di diffondere consapevolezza sulle migliori pratiche per l'igiene personale. Un operatore di AFSI mi dà una dimostrazione di come si usa il tipi-tapi, un comune dispositivo introdotto qualche anno fa per far fronte all'epidemia di Covid. Se não ter sabão, esse tipi-tapi, nós usamos a cinza. Também serve para lavagem nas mãos. Então,
Pronto, estou a pisar o tip-tap e a água aí está a sair. Sim. Secondo giorno qua nel distretto di Metuja, centro di Tatara. Che cosa stiamo guardando, Lorenzo? Allora, stiamo andando a vedere uno spettacolo di teatro. Con questo spettacolo gli attori, tutti volontari, fanno leva sulla comicità e informano, soprattutto i bambini ma anche gli adulti, sull'importanza di curare l'igiene e la pulizia. In cielo si addensano le prime nuvole della nuova stagione delle piogge. Tra poche settimane i luoghi, le persone che ho conosciuto in questo viaggio saranno nuovamente messe alla prova. E mi rendo conto, in questo preciso momento, che vivere in un luogo sicuro e protetto è una fortuna che non ancora tutti hanno. Computadores pessoais e alguns aparelhos eletrônicos poderão ser usados durante o voo.